the next one, there'll be one more. And every gambler knows that to lose is what you're really there for. Summer house fears. Now I speak into an answer phone. Like every fallen leaf on the breeze, winter wouldn't leave it alone, alone. State ascoltando Serie A Style and Style. Phone. Like every fallen leaf on the breeze,
State ascoltando Serie A Style and Style. E benvenuti qui su RCD Live. Questa è la nona puntata di Serie A Style, e Mattia Vitale che vi parla. E una ricca puntata col mercato e Serie A. In questa prima parte andiamo subito a parlare però del calciomercato, quindi per la Serie A lasciamo spazio poi alla seconda parte con il collegamento con Claudio e andiamo ad approfondire proprio il mercato che si è chiuso nei scorsi giorni con Dario Lignana di calciomercatoreport.altervista.org. Ciao e buonasera. Buonasera Mattia, un saluto a tutti gli ascoltatori. Beh, come prima cosa ti vado a chiedere ovviamente un voto generale, una considerazione generale su questo calciomercato italiano. Allora, le squadre si sono mosse tutte molto bene. A mio avviso la squadra che ha fatto un mercato in maniera passiva, se così si può definire, è il Genoa. Ha perso pezzi importanti, che, come ad esempio vari Antonelli che è tornato al Milan, comunque ha perso pedine importanti del suo scacchiere. Sampdoria, Inter penso siano state le regine di questo mercato di gennaio. Anche il Napoli comunque ha operato molto bene con gli innesti dei vari Strinic, che si è dimostrato un ottimo acquisto nelle prime apparizioni a Napoli, e anche lo stesso Gabbiadini. E squadre che invece sono rimaste sulla soglia della sufficienza sono ad esempio Juventus, Milan, che hanno apportato solo alcuni innesti per migliorare alcune zone di campo in cui avevano dei deficit. Sì, per quanto riguarda invece da vicino, diciamo un po' gli acquisti del Napoli, Napoli che ha preso Gabbiadini e Strinic, diciamo che non ha fatto un mercato pazzesco a livello di numeri di giocatori acquistati, però ha comunque concluso due colpi intelligenti, comunque che si stanno rivelando forse i migliori acquisti. Sì, al momento sono gli acquisti più redditizi. Se andiamo a vedere anche comunque le ultime partite, si sono rivelati fondamentali per il modulo di Benitez. Strinic è un terzino di fascia che spinge anche molto, arriva spesso anche al fondo per crossare, è molto duttile come giocatore. Gabbiadini allo stesso tempo ha risposto quando è stato impiegato sovente nella seconda frazione da Benitez, ha risposto a suon di gol quando è stato chiamato in causa. Quindi penso che sì, solo due acquisti, ma due acquisti di grande valore per il Napoli. Sì, infatti poi Gabbiadini e Strinic hanno già fatto vedere, come abbiamo detto, il loro valore. Per quanto riguarda la Roma, ti vorrei chiedere soltanto un parere su Spalletti, sì, dell'acquisto in difesa da Roma. Credi che sia un difensore su cui la Roma punterà, oppure giusto per fare numero, cioè per completare il reparto arretrato? Sicuramente, visti anche comunque numerosi infortuni che stanno aggravando la squadra di Rudy Garcia, e Spalletti penso che sia comunque un buon giocatore, un giocatore che certo farà difficoltà a trovare spazio tra le file della difesa giallorossa, ma al momento lo vedo più come un uomo in più. Sì, poi ti ho fatto questa considerazione, questa domanda, perché c'è molto scetticismo nell'ambiente Roma, visto che comunque è stato preso questo difensore che sì, comunque nelle scorse stagioni in Serie A ha fatto bene, però comunque la Roma l'ha andata a pescare adesso in Serie B, perché il Catania in Serie B soltanto ha portato un po', diciamo così, di scetticismo intorno alla squadra Roma, all'ambiente giallorosso. Per quanto riguarda invece le notizie, diciamo le ultime news, Osvaldo a questo punto è al Boca Juniors. Sì, Osvaldo ormai prossimo all'approdo al Boca Juniors, domani dovrebbero tenersi le visite mediche già in mattinata,
sicuramente sarà è un colpo che l'Inter ha cercato di fare già nella prima parte di mercato di gennaio, ha cercato di cedere Osvaldo, naturalmente non alle dirette concorrenti come il Milan, che aveva richiesto tramite Galliani il calciatore alla società nerazzurra. Comunque l'idea di mandarlo in una squadra all'estero è stata comunque anche un'ottima scelta da parte dell'Inter per non favorire appunto le dirette concorrenti in campionato. E poi comunque Osvaldo che torna in patria e sicuramente è una squadra a cui lui è comunque legato. Allora, per quanto riguarda invece Pogba, sulle dichiarazioni di Raiola nelle ultime ore, quest'oggi precisamente, ha detto sicuramente, cioè non c'è fretta di far partire il giocatore. Però sicuro sarà più pagato di Cristiano Ronaldo e alla Juventus saranno versati più di 94 milioni di euro. Secondo te sarà proprio così? Questo è da vedere. Innanzitutto bisogna attendere offerte concrete da parte degli altri club. Al momento giocatori come Pogba sono pochissimi club che se lo possono permettere in ambito internazionale. Stiamo parlando di club del calibro del Sì, Real Madrid, sicuramente. club esteri, anche società russe, arabe, che in questo momento stanno investendo molto anche per migliorare anche a livello di spettacolo il loro campionato. Al momento offerte concrete alla Juventus non ne sono arrivate se non quelle del Manchester United durante il mercato di gennaio, offerta che però è stata nettamente rifiutata dal club bianconero. Al momento è difficile dire o comunque lanciare un pronostico sul futuro del centrocampista bianconero. Prima la Juventus sicuramente cercherà in tutti i modi di trattenerlo, anche se di fronte ad un'offerta faraonica nel mercato di giugno sarà difficile trattenere il giocatore a Torino. Sì, sicuramente, perché se arrivano veramente più di 90 milioni di euro, poi è difficile in questo periodo per il calcio italiano rifiutare, ma credo che per ogni squadra sia un po' difficile rifiutare un'offerta del genere, perché con quasi 100 milioni di euro puoi comunque rifarci più che una squadra, puoi comprarti degli ottimi centrocampisti e poi un grande attaccante che, diciamo, è quello che la Juventus deve cercare di prendere per fare un ulteriore salto di qualità in Champions League. Allora, sempre per quanto riguarda il calciomercato, c'è una domanda del nostro ascoltatore che ci chiede quale sia stato il mercato migliore. Diciamo che tra virgolette abbiamo già risposto a questa domanda, però non so se vuoi fare qualche altra considerazione. Comunque, anzi, no, un'altra domanda è su Salah e Diamanti per la Fiorentina. Come vedi questi due acquisti? Secondo te sono stati sottovalutati un po', visto che comunque Diamanti ha anche segnato ieri. Sì, innanzitutto allora su l'ascoltatore posso dire che è il primo ascoltatore della prima domanda sulla migliore Sì. squadra che ha operato sul mercato. A mio parere la Sampdoria, perché con gli acquisti di Muriel e Eto'o ha dato